Eccoci di nuovo con Carla. Oggi prepariamo una ricetta a base di pesce ed è una ricetta adatta a tutti i bambini che hanno già assaggiato i vari tipi di carne. Ricordiamoci che durante lo svezzamento è importante abituare gradualmente il palato dei nostri piccoli ai diversi gusti dei cibi. Come si chiama la ricetta di oggi? Fili d'angelo con spigola e carciofino. Per questa ricetta servono 30 g di fili d'angelo, mezzo vasetto di omogeneizzato di spigola mellin, un cuore di carciofo e ovviamente il nostro brodo vegetale. Per prima cosa al brodo vegetale classico aggiungiamo il nostro cuore di carciofo. Andiamo a scaldare a bagnomaria l'omogeneizzato di spigola oppure nel microonde, ovviamente senza tappo. Andiamo a togliere tutte le verdure dal brodo e il carciofo lo andiamo a passare con il passa verdure. Ok, a questo punto possiamo cuocere i fili d'angelo nel brodo. Senza scolarli però. Sai Chiara che è bello quando col bimbo a tavola mangiamo tutti insieme. È vero, però attenzione, per i bimbi scegliamo sempre alimenti adatti a loro. Ricordiamoci ovviamente che in base all'età del bambino variano la quantità e la consistenza di cibo che possiamo dare. A questo punto i fili d'angelo sono pronti, aggiungiamo il carciofo passato e l'omogeneizzato di spigola. Mescoliamo bene e ovviamente andiamo a condire con un cucchiaino di olio extravergine di oliva. E per terminare il pasto, Chiara, mezzo omogenizzato di frutta mellin. Sì, perché fa benissimo, è a misura di bambino e contiene solo i zuccheri naturali della frutta. È importante abituare i bambini sin da piccoli ai gusti semplici. C'è solo l'imbarazzo della scelta, ma ricordatevi sempre di chiedere consiglio al vostro pediatra.